Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Allora, vedo che Isabella Ciotti è il comandante dei Carabinieri di Trapani. Sono molto contenta che sia riuscito ad arrivare perché era importante parlare con lui. Buongiorno, bentrovato, comandante. Buongiorno. Comandante, Buongiorno. È qui con noi. Sì, no, volevo capire da lui il lavoro di investigazione nei covi, perché ho letto varie interviste in cui gli inquirenti, i suoi colleghi dicono il lavoro comincia adesso, nel senso che è adesso che dovremmo capire molte cose, no? Beh sì, questo è l'auspicio, ma intanto partendo dall'attività che si stanno svolgendo qui dietro di noi, dopo l'iniziale ispezione che è stata fatta sull'appartamento e condotti in maniera speditiva per accertarsi e sincerarsi che non ci siano delle situazioni da verificare nell'immediatezza. Una volta terminata questa prima fase, che si è svolta proprio il giorno dell'arresto, l'appartamento è stato, per così dire, sigillato per consentire l'arrivo di personale del reparto di investigazioni scientifiche. Noi stiamo vedendo le immagini dell'appartamento, delle cose che avete trovato, comandante. Champagne, Crystal, sì. Ray-Ban, fotografie. Del boss. Sì, però queste non sono il video che immagino stia andando in onda, esatto, adesso non riguarda l'appartamento che era nella disponibilità del latitante, sono del materiale che è stato trovato nella sua abitazione, diciamo, paterna, dove è nato e dove è cresciuto. E sono perquisizioni che si sono svolte la mattina stessa dell'arresto, in cui sono state rinvenute questi oggetti che erano di appartenuti al latitante nella sua gioventù. Esatto, ora invece l'attenzione, Mirta, si sposta su questo che è il covo, diciamo, numero uno, l'abitazione che Andrea Bonafede tra l'altro aiutò il boss a comprare, e oggi interviene anche il georadar per eventualmente anche trovare qualcosa che sia oltre le pareti, dicevamo. Sì, perché come dicevo, terminata la fase della risaltazione di tracce biologiche per separarle da quelle del latitante e per poi effettuare eventuali riscontri sulle persone che sono comunque entrate all'interno di questo appartamento, c'è stata la perquisizione vera e propria con l'apertura dei cassetti. Comandante, le posso chiedere una cosa che per noi cittadini è incredibile? Quando avete scoperto che questa persona, questo grande boss stragista, si nascondeva là da 30 anni, no? E ha fatto una vita appunto normale, faceva... Cioè, siete rimasti sconcertati? O una cosa che considerate normale perché è un pezzo del meccanismo siciliano? Perché per me è incredibile pensare che quel signore, il più ricercato d'Italia, stava lì sotto i nostri occhi. E lì doveva stare. Ma intanto quello che sta emergendo con chiarezza è che lui fosse in zona sicuramente da almeno un anno, probabilmente lo era anche da prima, però non è detta che tutti i 30 anni della sua latitanza si siano svolte in questo paese e con queste modalità. Questa è una cosa che accerteremo, ma le risultanze che stanno emergendo in questa fase non possono e probabilmente non copriranno l'intero arco della latitanza così lunga di 30 anni. E quindi nel momento in cui lui ha stabilito questa base logistica a Campobello, con un tempo che andremo a risalire nel tempo e cercheremo di individuare con certezza, si tratterà di capire poi lo stile di vita che ha adottato. Perché lo stile di vita di un Matteo Messina Denaro che in paese girasse in maniera così disinvolta, entrando nei bar, salutando persone, andando così in giro in maniera così tranquilla, al momento non è così riscontrata. Allora, la ringrazio moltissimo. Faccio subito un commento di Lirio Abbate, che vedo che arriva. Visto in un super... Scusate, no, che mi sono persa. Scusatemi, che avete detto, Emilia? No, scusami, stavamo parlando di... Stavamo parlando del fatto che è stato registrata la sua presenza all'interno di un supermercato a 48 ore prima della sua cattura, di questo stavo chiedendo. Sì, questo è vero, è stato accertato che è entrato all'interno di un supermercato qui a Campobello, lo sappiamo perché abbiamo trovato nella sua disponibilità al momento dell'arresto uno scontrino
riportante la data e anche l'orario in cui aveva effettuato questa spesa, questi acquisti in questo supermercato. Voglio sentire un attimo Lirio Abate su questo, perché Lirio è stato con me dal primo giorno, dal giorno dell'arresto.